Bentrovati, torna puntualissima la nostra informazione. È stata avvertita anche in Irpinia, ad Ariano e nei comuni limitrofi della Valle del Cerdaro la scossa di terremoto localizzata nel Foggiano con epicentro tra il capoluogo pugliese, Carapelle e Ortanova. La gente si è riversata in strada in molti comuni. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Si riaffaccia il terremoto, epicentro della scossa localizzato tra Foggia, Carapelle e Ortanova, ore 14:20, magnitudo 4.4, scossa avvertita anche in Irpinia, nel Potentino e a Napoli. La protezione civile ha subito escluso, dopo opportune verifiche, danni a persone o cose. Nei piccoli comuni della Baronia, la gente è scesa in strada, paura comprensibile, soprattutto per molti anziani che sanno cosa vuol dire da queste parti un terremoto. La scossa è stata avvertita nei comuni della Valle del Cervino e nella fascia dei Monti Dauni. Ecco una testimonianza raccolta nel comune di Panni. In casa seduta, sì, a tavola stavamo e ho sentito proprio sussultare sotto i piedi e ovviamente ci siamo affrettati per andare via. Un po' di paura. Certamente, sì, anche se non è stato proprio fortissimo, però si è sentito abbastanza. Antonio Mauriello, presidente del Consiglio Comunale di Panni, si è subito attivato per le opportune verifiche in paese che per fortuna hanno dato esito negativo. Stavamo mangiando io e mia moglie appena tornati da Foggia e lei ha avvertito subito, detto che ha sentito un po' la colonna vertebrale tremare, diciamo, vicino alla spalliera della sedia e a guardare un po' il lampadario, visto un po' tremare, però non molto perché è venuto proprio da sotto. Abbiamo sentito questo rumore, boom. In altre zone alte del paese. Anche in altre zone, però qui si sente perché è cemento armato la costruzione. Poi la nostra vicina Cristina è scappata giù per le scale e ci ha citofonato, ci scendete perché abbiamo sentito il terremoto e io sono andato a prendere a mamma sopra che sta con la spalla un po' ingessata, insomma, ho detto state con noi giù perché possiamo anche uscire più facilmente in strada, insomma, questo è. Oh, però ho saputo che l'epicentro poi è stato localizzato tra Carapelle e Ordona. Qui siamo in una zona molto esposta. Beh, noi è una caratteristica, stiamo a 800 metri di altezza e quindi anche quando ci fu il terremoto in Irpinia, qui fu avvertito in modo proprio profondo, insomma, ecco. Allora, siccome qualcuno mi ha detto che l'epicentro era verso Cerignola, ho chiamato un mio amico che fa il vigile a Carapelle e il quale mi ha confermato, dice che l'epicentro era a Carapelle, tra Ordona e Carapelle, 4,5 Richter e 8 km di profondità, mi ha detto lui. Diciamo, è durato pochissimo e danni fino adesso, insomma, non se ne sono verificati, non ci sono danneggiati, insomma, né case danneggiate, almeno quel poco che mi ha potuto raccontare. Poi noi stiamo vicino in linea d'aria, quindi c'è dopo di noi Accadia, Sant'Agata e quindi. Questa ampia veduta in cui si nota il Golfo di Manfredonia. Esatto, noi arriviamo a vedere anche il Golfo di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, il promontorio proprio del Gargano e San Giovanni Rotondo, più Foggia con il suo tavoliere, insomma, ecco.